Ciao a tutti ragazzi, video di recupero praticamente tattiche, vi faccio vedere che formazione sto usando in questo momento, o meglio, questa è la seconda formazione che uso. Io sto iniziando in questo momento le partite con il 4-3-2-1 che vi ho fatto vedere qualche giorno fa, ma se vedo che in game c'è qualcosa che non mi gira, allora la switcho sul 4-2-2-2 che vi faccio vedere in questo momento. Follow al canale YouTube e andiamo a vedere la formazione. Allora, trick, non ho schiacciato il tasto in game, ce l'ho fatta, perfetta, eccola qua. Questa è la formazione classica, solita che sto usando, tattiche personalizzate. Andiamo sul 4-2-2-2. Allora, sto usando questa 50-70, ma io direi 65 che mi sembra un po' meglio. Equilibrato, passaggi diretti, così gli attaccanti si buttano un po' più alle spalle della difesa, così riusciamo ad andare a penetrare un po' meglio. 50 d'ampiezza, giocatore in area 4. Angoli 1, punizioni 1 o 2, ragazzi, dipende un po' da come volete approcciare. Io farei sempre 1 e 1 perché è un po' meno sbilanciato in attacco. Quindi occhio, così si prendono meno contropiedi. Moduli 4, 2, 2, 2, appunto. Istruzioni. Allora, partiamo dai terzini. Perché ho messo Salius, sbatto a schiacciare qua, ragazzi. Restate in attacco a entrambi i terzini. Centrocampisti centrali. Gli mettiamo un bel copertura al centro e restate in attacco a entrambi. Se avete un giocatore come Kanté, ci potete anche mettere intercettazioni, intercettare linee di passaggio, perché Kanté, essendo basso, rapido, veloce e recupera in caso di errore, più o meno riuscite a utilizzare questa strategia un po' più automatica. Però io lascerei così. A loro, ai CDC, restate in attacco e copertura al centro. Poi ai laterali, Neymar e Salah, gli ho messo entra in area per il cross. C'è anche la variante con lo svaria, però non lo so, in questo momento non mi sta più piacendo, preferisco tenere il gioco largo. Lo svaria ti permette di avere quei due giocatori laterali che rientrano verso il centro, ma mi stanno facendo troppo traffico e sì, è meglio avere i giocatori laterali in questo momento perché la gente sta usando tanto il rombo, quindi il 4-1-2-1-2 di cui farò il video, e stanno usando tanto anche il 4-3-2-1. Quindi, se devo cambiare completamente tattica, meglio allargare il gioco. Poi, in attacco, rimani centrale e inserisci alle spalle. C'è anche la piccola variante di rientrare in difesa che serve per aiutare un po' più i centrocampisti, però lì dipende un po' come giocate, non è un po' da provare, sempre, che ricordatevi sempre che le tattiche sono molto molto personali. Io ho fatto un po' di prove con questa configurazione, mi trovo molto molto bene, ma ripeto, io sto partendo col 4-3-2-1 e poi in game vedo che se c'è qualcosa che non mi gira, cambio e vado su questa qui, sulla 4-2-2-2. La 4-2-2 la uso anche con la ultraoffensiva. È uguale, non cambia nulla, però gli metto il pressing costante e profondità 80. Qui attenzione all'80 che è molto sbilanciato in attacco. Occhio ai contropiedi, ce li becchiamo tutti in faccia, anche perché vedete che i giocatori in area sono tanti e anche qui. Ma questa tattica mi serve per andare a recuperare se sto perdendo tipo 2-1, 1-0 al 70esimo. Allora lì comincio a pressare come un pazzo, rischio da un lato di beccarmi il fuorigioco. Pardon, di beccarmi il contropiede, però cerco di pressare lì il giocatore, l'avversario, e non farlo uscire dall'area in maniera intelligente, ovviamente. Attenzione perché una configurazione del genere vi scopre un sacco di contropiedi, quindi dovete attivarla nel momento in cui dovete pressare, segnare e cambiare ancora formazione in maniera da non beccarvi poi vari contropiedi, kick-off, eccetera. Perfetto, ho detto tutto, molto molto easy, molto molto rapido. Fatemi sapere nei commenti se avete già provato questa formazione con questa configurazione, come vi trovate. Se volete provarla, fatemi pure sapere i vostri risultati. E niente, follow il canale YouTube, mi piace il video e ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!